Sandro Donati, presidente della BCC Piceno, un focus sull'intelligenza artificiale, perché? Intelligenza artificiale perché è un argomento che in questo periodo sta ormai su tutto il mondo, anche nazionale, internazionale, e quindi anche sul focus locale dobbiamo incominciare a parlare di un argomento così importante che una banca deve anche far capire alle sue imprese, ai suoi clienti e ai suoi soci. E non a caso oggi abbiamo la presenza di personaggi illustri come il presidente dell'Istat Kelly e il professor Gianluca Gregori. È stato fatto un rapido discorso su tutta la problematica. Interessanti gli interventi per le prospettive future? Diciamo che ancora è un argomento che ha i suoi pro e i suoi contro, ma siccome noi vogliamo stare con i tempi, vediamo che pensiamo che questa intelligenza artificiale sia un valore aggiunto per quello che sarà per il futuro delle nostre aziende e del nostro mondo in genere. Come coniugare la BCC del Piceno con l'intelligenza artificiale? La BCC del Piceno è quella che ha saputo in questo momento accogliere l'argomento e proprio organizzare un focus che state naturalmente si sta svolgendo adesso attraverso un osservatorio che noi naturalmente collaboriamo con l'università, con le ricerche. Ecco. Presidente Acquaroli, incontro sull'intelligenza artificiale qui nel Piceno e nelle Marche, qual è la situazione delle imprese? L'intelligenza artificiale è un argomento fondamentale per dare al nostro territorio, al nostro sistema economico, ma non solo, un'opportunità ulteriore che necessariamente va studiata e va applicata con tutte quelle che sono le dovute le soluzioni che vanno messe in campo in un caso come questo. L'intelligenza artificiale già è perne alla nostra società, alla nostra economia, è importante farsi trovare pronti. Per quello che concerne le imprese stiamo sostenendo in maniera forte il credito, l'internazionalizzazione, l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione, tutti i settori, tutte aree fondamentali per restituire forza e competitività ad un'economia che ha sofferto per tante variabili ma che ha tutti gli ingredienti per tornare ad essere fortemente competitiva. Come coniugare una banca del Piceno, BCC, con l'intelligenza artificiale secondo lei? Secondo me l'intelligenza artificiale può dare delle soluzioni importanti in tutti i settori, anche in quello della finanza. È chiaro che l'intelligenza artificiale va calata poi nella realtà, nella quotidianità. Anche l'altra sera eravamo in un convegno dove si parlava appunto di intelligenza artificiale e io mi sono permesso di esprimere alla fine, dopo gli interventi dei relatori, due principi: buonsenso, che è sicuramente un elemento importante, e la maturità, perché l'intelligenza artificiale, quando viene applicata, chiaramente è uno strumento e non può essere il fine. Ecco, per dare un significato, la Politecnica delle Marche, il professor Gregori, penso che sia il valore aggiunto per dare proprio delle indicazioni mirate. Il magnifico dottore è sicuramente una figura che ha un'esperienza e una conoscenza che può dare all'intelligenza artificiale, a questo territorio, un contributo fondamentale. Grazie Presidente. Grazie a voi. Grazie mille. Grazie. Sarò molto tecnico in alcuni passaggi, però cercherò anche di parlare anche di cose un po' più utili anche per la platea. Prima di tutto do una rappresentazione molto semplice, chiedo scusa al Rettore, se di cosa per me è l'intelligenza artificiale.